Neri di Azzurri, la trasmissione di B News, oggi è venuto a Baiano a conoscere il Club Napoli che è aperto da poco. Noi siamo con il presidente del Club Enrico Esposito che ci dice come mai questa decisione di aprire un Club Napoli. Allora, partiamo dal presupposto che noi siamo stati da sempre tifosi del Napoli e abbiamo la nostra gioventù è stata sempre impregnata dei colori del Napoli e tutto ciò che riguardava il Napoli. Niente, alla fine di giugno mi arriva un messaggio di mio cugino Enrico Montanaro che mi dice: vogliamo aprire il Club Napoli, proviamoci. E da qui siamo arrivati a stasera. Quindi avete allestito una bella sala con tanti posti a sedere, delle panche che può ospitare circa 70 persone, chiaramente a guardare le partite del Napoli. Sì, prevalentemente le partite del Napoli, però noi offriamo la possibilità di visionare tutti i campionati, volendo anche la Formula 1, tutti gli sport che i nostri soci gradiscono vedere con massima tranquillità. Supponiamo che c'è qualche tifoso del Napoli che vuole aderire, che deve fare? Deve contattare qualcuno di noi del direttivo o recarsi presso la sede del nostro club e versare la quota di iscrizione annuale di 100 euro e farà parte della nostra famiglia. Organizzerete anche delle trasferte a Napoli o anche... Sì, assolutamente sì, questo è il nostro obiettivo, stiamo pensando di andare a Madrid per Real Madrid Napoli e sicuramente andremo più volte allo stadio a Napoli. Che Napoli sarà quello di quest'anno? Quest'anno non abbiamo ancora capito, per adesso è ancora un'incognita. Noi siamo sempre fiduciosi perché noi lo sosteniamo sempre, l'abbiamo sostenuto in Serie C, quindi sicuramente lo sosterremo in questo momento che comunque è un momento fiorente, un momento bello. Questa sera inizia la Champions, il Napoli gioca la sua prima partita col Braga e chiaramente vedremo il risultato di questo primo incontro, sperando che non sia come quello del campionato che sta un po' arrancando. Sì, sì, anche perché questa è una delle squadre più deboli del girone, quindi dobbiamo sfruttare l'occasione. Un pronostico? 2-0 per noi. Dopo il presidente c'è il vicepresidente di un club, Ivan Vecchione, siamo proprio dietro al terzo scudetto. Maradona, abbiamo dovuto attendere 33 anni per rivincerlo. Quest'anno che pensi? Allora, io sono una persona sempre stata ottimista sul Napoli, quindi nel senso io sono nato nell'86 e il Napoli ha vinto il primo scudetto, quindi pensavo di essere un portafortuna. Invece l'attesa di 33 anni mi ha fatto pensare che forse non sono così tanto portafortuna, ma scherzi a parte, io sinceramente non mi sono mai focalizzato sul vincere qualcosa, cioè nel senso io mi diverto a tifare il Napoli perché è stata una fede trasmessa da mio nonno, quindi anche quando non si vince per me è uguale, anzi a me piace quella frase famosa che dice io ti amo anche se vinci, perché poi quando il Napoli vince è di tutti, quando perde è solo dei veri tifosi, capito? Quanto è importante avere un Club Napoli qui a Baiano? Allora, secondo me è molto importante perché comunque coordinamento, stare insieme, fare gruppo servono sempre nella vita. A me, io mi ero reso conto dalla vittoria dello scorso scudetto, da aprile in poi, che il mandamento era pieno di bandiere del Napoli, a partire da Vella, nelle strade di Sperone, Baiano, la Mugnano, Quadrille, c'erano le piazze. Quindi ho detto, secondo me ci sta tanta gente che potrebbe entrare in questo tipo di club e diventare un polo di attrazione per tutto il mandamento, per tutti i tifosi del Napoli, secondo me è una cosa positiva per poi fare qualsiasi iniziativa che potremmo fare quest'anno, quindi secondo me è molto importante. Qualche programma che avete prefissato per il futuro? Stiamo partendo, perché adesso noi siamo partiti davvero da poco, quindi abbiamo un sacco di progetti, magari qualcuno non facilmente realizzabile, però partiremo di sicuro con delle iniziative legate al Napoli, dopodiché anche allargheremo un po' a iniziative sociali, proviamo a fare degli eventi, dei convegni, delle riunioni, anche una lotteria di beneficenza, vogliamo provare a fare un torneo di qualche sport, insomma c'è spazio e tempo per fare quello che vogliamo. Anche te chiedo il pronostico di Praga-Napoli, poi vedremo chi riuscirà ad azzeccarlo. E allora io dico 3-1 per il Braga.
Siamo qui al club con il nostro sindaco Enrico Montanaro, per il quale noi chiediamo, in merito alla partita, una sua sensazione proprio da un punto di vista tecnico. No, credo che oggi stia andando bene, abbiamo creato tante azioni da gol, forse abbiamo concretizzato un po' poco abbiamo concretizzato rispetto a quello che abbiamo creato, però mi sembra un buon Napoli almeno fino adesso, un Napoli messo bene in campo, speriamo insomma che possa essere così anche il secondo tempo, perché le ultime due partite abbiamo altalenato, magari il primo tempo con la Lazio è stato positivo, il secondo tempo no, e così anche con domenica scorsa è stato lo stesso, un primo tempo sbagliato, il secondo tempo invece siamo ripresi, quindi speriamo invece che oggi riusciamo a dare continuità. Sembra che almeno nelle prime quattro partite il Napoli ha sempre partito con l'inferiorità da un punto di vista proprio del gol, ora sembra che ci sia un vantaggio, pensi che lo riusciamo a mantenere? Ma io credo di sì, perché comunque la superiorità del Napoli almeno nel primo tempo era palese, insomma, quindi si vede anche tecnicamente, tatticamente, mi sembravamo anche messi meglio in campo. Quindi io credo che insomma sono ottimista per il secondo tempo, credo che anzi potremo segnare anche qualche altro gol, almeno questa è la speranza. Di certo è un Napoli che stasera vuole rifarsi sicuramente, anche da un punto di vista mentale mi sembra che la squadra sia determinata ad ottenere un risultato positivo stasera, come è giusto che sia. Noi non dobbiamo dimenticare, siamo i campioni d'Italia, l'anno scorso abbiamo fatto una bellissima figura in Champions, siamo arrivati ai quarti di finale, è giusto che sia così. Naturalmente questa è una squadra che ha cambiato l'organizzazione, diciamo, il tecnico, è normale, deve ritrovare un po' di equilibrio. Nel merito della Champions, oggi con la vittoria del Real Madrid e si presuppone con la nostra vittoria, magari potrebbe essere un viatico alla qualificazione della fase successiva. Guardi, io in questi giorni ho letto un po' di tutto, cioè tanti disfattisti, tanti pessimisti, insomma per due partite non bisogna trarre già, siamo alla quarta giornata, la prima di Champions, non bisogna già trarre le conclusioni, ma abbiamo cambiato allenatore, eppure è giusto insomma che si dia tempo al nuovo tecnico di poter esprimere al meglio le proprie idee, trasmettere soprattutto le proprie idee di calcio e di gioco a quello che è la squadra. Garcia non è Spalletti, quindi bisogna dargli tempo e quindi bisogna essere fiduciosi che il Napoli possa andare bene anche quest'anno. Di certo già oggi stiamo vedendo qualche passo in avanti, la speranza insomma è che nel secondo tempo possa confermare questi passi in avanti. Va messo a posto sicuramente qualcosa ancora, peccato per Raccomani che si è fatto male, questo può essere un problema, però al tempo stesso può essere anche un'occasione magari nelle prossime partite per vedere in campo anche il neoacquisto che avrebbe dovuto sostituire Kim, che sarebbe Nathan, anche per capire insomma se è un giocatore da Napoli, se effettivamente è stato un acquisto azzeccato o meno. Quindi aspettiamo di mantenere questo risultato per diciamo una buona qualificazione alla fase successiva. Certamente, il Real Madrid ha vinto al 96esimo, credo che abbia fatto fatica, il che io sono ottimista, io credo addirittura che possiamo anche puntare al primo posto nel girone. In Champions non c'è nulla di scontato. Non c'è nulla di scontato, e credo che se il Napoli continua così, insomma, la partita di stasera la portiamo a casa. Quindi forza Napoli. Sempre forza Napoli. Con il dottore Stingone, la passione per il Napoli da cosa nasce? Nasce dalle proprie radici, secondo me, che comunque tifare Napoli, secondo me, è tifare la regione Campania, rappresentarci a livello italiano, a livello europeo, partendo dalla Serie C, adesso che siamo in Europa, secondo me il Napoli è arrivato tra le prime 10 in Europa, e rappresentare il sud Italia, io mi sento rappresentato come Italia meridionale, infatti non riesco a capire molte persone che del sud come riescono poi a tifare squadre del nord. Una domanda sull'aspetto tecnico, le piace l'allenatore del Napoli? Mi piace, però secondo me non si è integrato ancora bene all'interno del gruppo,
è ovvio che è difficile perché è iniziato da poco, speriamo che nel seguito riesca a ottenere i primi risultati. Un pronostico sulla partita di Champions, Praga-Napoli? Secondo me 2-1 per noi, perché la difesa quest'anno è un po' più debole rispetto all'anno scorso. Chi realizzerà le reti per il Napoli? Secondo me è Osimhen. Osimhen, se è in partita, sicuramente farà qualche gol. Con il presidente dell'Atletico Baiano, considerando il risultato e l'andamento della partita, una sua idea, una prospettiva, cosa potrebbe determinarsi? Allora guarda, finalmente stasera riusciamo a vedere di nuovo il vecchio Napoli, speriamo che sia così per tutta la partita. Diciamo che quest'anno stiamo sudando un po' di più rispetto agli anni scorsi, sarà il cambio di allenatore e tutto, però fortunatamente per il momento sta andando tutto come deve. Siamo stati anche molto sfortunati, abbiamo avuto un'occasione con Osimhen all'inizio, un palo, un mezzo gol, e va bene così. Chiaramente i difensori sono completamente diversi, avendo avuto anche l'anno scorso, non c'è Kim ed è uscita anche Rachman, quindi sì. Diciamo è quella fase un po' delicata. E questo forse è il problema più grosso, avendo sostituire Kim non è semplice, poi dopo 5 minuti si è fatto male Rachman, è entrato Oxygard che sta giocando abbastanza bene, però pecchiamo lì dietro rispetto all'anno scorso. Io credo e penso che mantenere questo risultato sarebbe un viatico per, a parte per la qualificazione finale, la fase successiva della Champions, ma anche per ritrovare un po' di equilibrio. Tu che ne pensi? Fa morale perché dopo la sconfitta contro la Lazio, il pareggio in extremis contro il Genoa, fa morale perché comunque l'ambiente inizia a preoccuparsi e anche noi in effetti sì, siamo un attimino preoccupati rispetto all'anno scorso, però speriamo che questo serva per ripartire alla grande.